Borgo Martellini 28 a Bibbiena è un piccolo vicolo nel centro storico, ma in realtà è qualcosa di più. È un luogo d'incontro con l'arte, pensato e voluto da Patrizio Zona, scultore che sin da bambino ha appreso i segreti della lavorazione della materia. Per meglio capire il valore dello spazio espositivo di Borgo Martellini, è bene capire il valore artistico di Patrizio Zona. Vittorio Sgarbi lo definisce scultore di felice creatività e continua sempre parlando di Patrizio Zona: sulla pietra l'artista lavora l'opera di sbozzo secondo la grande tradizione e con la stessa energia dei grandi maestri della nostra storia dell'arte plastica. Forte di questo grande amore per le arti, Patrizio è arrivato nella nostra Toscana da Napoli e così ci porta a scoprire come l'arte della scultura, della pittura, della grafica possa unirsi alla musica attraverso l'incontro a Borgo Martellini 28 tra l'arte di Vanni Macchia Godena e la musica di Aldo Farias. E abbiamo la storica dell'arte Barbara Rossi di Arezzo, che ci dirà poi alcune cose più tecniche su Vanni Macchia Godena, che è l'artista che presentiamo stasera. E abbiamo come ospite, perché io voglio avere, finché lo posso fare, questa contaminazione tra le varie arti, cioè, sia esso scultura, pittura, performance, musica, siccome conosco l'onore di conoscere, di essere amico di parecchi musicisti, parecchi personaggi importanti, insomma. E stasera c'è il maestro Aldo Farias, un altro grande personaggio, un chitarrista di fama internazionale. Però volevo presentare un attimo Vanni Macchia Godena, almeno. Vanni, ne ho parlato, però non... Allora lui... E allora, per un accordo proprio formale, lui preferisce non dire niente, non parlare, perché è un po' un orsetto marsicano, che è un po' orso, quindi non... però è un gran bravo, un bel artista. E poi Aldo Farias, che ho nominato prima, poi gli applausi dopo saranno ancora più forti, perché poi sentirete di che cosa è capace di fare. Passo la parola a Barbara Rossi, ringraziandola della collaborazione. Buonasera a tutti. Questo è un artista che ha fatto ultimamente delle esposizioni a Venezia, addirittura delle opere che ho contestualizzato nella mia critica non ci sono stasera, perché sono partite per Londra, perché farà un'esposizione ad ottobre. Sono le ultime opere del suo studio, quindi non vedremo quelle degli anni 90, ma del 2014-2013, gli ultimi anni. Sono opere sia grafica, sia opere olio su tela, e un materiale duttile che è appunto l'essenza di tiglio, di noce, quindi il legno, con aggiunta quella che è poi la terracotta. Sono opere che comunicano, e questo secondo me è la cosa più importante, comunicano all'osservatore, alla persona che le guarda per la prima volta. E sono ricche di pathos, questo è secondo me la cosa più importante, vincente per un artista. Sono in progetto, diciamo, con un gruppo di persone qui molto addentro nell'editoria, nella scrittura, eccetera. Cioè, probabilmente potrebbe darsi che a novembre si possa organizzare una settimana, una rassegna dedicata all'editoria, alla scrittura, quindi scrittori importanti che presentano i loro ultimi lavori, però sempre questo con musica, arte, performance, sperando che ci diano anche il teatro Due Vizi. Insomma, stiamo lavorando per questo. E un'altra cosa, vorrei organizzare una contaminazione con un altro scultore molto noto in Toscana, che ho visto in questo momento, Gianfranco Giorni, che è presente. Gianfranco, ciao. vieni, presentiamo insieme questa anteprima. Gianfranco Giorni,
è un grande artista toscano, molti lo conosceranno già. E abbiamo questa idea di fare un totem dedicato ai nativi americani, mescolando i nostri due modi di scolpire, che sono diversi, io faccio l'astratto, lui è un figurativo. E la cosa, almeno personalmente, mi intriga molto, perché voglio vedere la mia scultura, e forse anche a lui intriga, come dialoga con l'altro, insomma. E faremo questa cosa, sarà una giornata, un work in progress, lavoreremo aperti, per cui chiunque ci può venire a vedere. Spero di coinvolgere anche degli altri personaggi, tipo appunto Enzo De Caro e Antonio Onorato, che sono due malati, loro e nativi americani. Vediamo di fare una cosa simile. Per quello che mi riguarda è sempre un grande piacere innanzitutto incontrare Patrizio, che conosco da tanti anni, ma partecipare a queste mostre, queste particolari organizzate da lui, dove contamina sempre la scultura con la musica, anzi lui ha dei progetti pure che ha portato avanti negli anni, dove la musica è importante. E per me è un grande onore, un grande piacere, e suonerò delle mie composizioni tratte dall'ultimo CD di Ferenduese, che è uscito da poco, che è pubblicato dalla White Sound, e suonerò altre composizioni tratte dalla letteratura classica. Suonerò dei brani di Bach dalla suite per violoncello numero 1 e numero 3, la scritta per chitarra, suonerò Tarrega, suonerò Barrios e un compositore venezuelano, Antonio Laura. Grazie e buon ascolto. E mentre la musica di Aldo Farias ci fa da sottofondo, guardiamo le opere di Vanni Macchiagodena, maestro nella scultura in terracotta e valido sperimentatore in campo pittorico. Ed osservandole si può dire che i veri artisti evitano la monotonia, accettano sempre nuove sfide, dialogano con i materiali, si lasciano conquistare dalle forme per poi tradurle nel linguaggio dello stupore. Thank you.
Eccellenze delle persone straordinarie come Aldo e come tantissimi altri in molti campi, e ho la presunzione, cioè non è il fatto che voglio ignorare quelli del posto, però ho il piacere di portare quelli della mia terra perché sono gente straordinaria e non soltanto camorristi, eccoli qua, sono loro. Con le immagini di Emanuele Manenti abbiamo voluto farvi scoprire un altro pezzetto di Borgo Martellini 28 nel cuore del centro storico di Bibbiena. Sta a voi adesso scoprirlo meglio, recandovi direttamente a visitare questo spazio espositivo in questa mostra che vede protagonista Vanni Macchia Godena sino al 6 di luglio.